Buonasera, benvenuti. Io avevo messo all'angolo, non a casa, perché questa iniziativa è stata maturata, organizzata, portata avanti dagli interpreti della serata. Noi ci abbiamo messo niente, solo diciamo la sala, la nostra organizzazione, che non è poca cosa, perché abbiamo costruito uno strumento di presentazione alla città, di giovani intelligenze, di persone che hanno sudato sulle carte e che non vengono a raccontare frottole, che fanno le cose con dignità culturale, con dignità anche di proposizione, diciamo, sociale. Per cui, insomma, ci arroghiamo il merito di aver inventato una piccola pubblicitaria della cultura che però funziona. E in tempi difficili funziona due volte, perché non dobbiamo chiedere permesso a nessuno, ai nostri amministratori diremo che non solo devono venire, devono in orario, perché cominceremo sempre in orario, per rispetto a chi le cose le sa seguire in un certo modo. Per cui io non mi dilungo oltre. Il museo che cerca di alimentare le presenze con questa tecnica, che è insomma, una tecnica non di banale o di, diciamo, di ricerca del consenso di ogni cosa, ma di avvicinare molti alla cultura a quelli più complicati. Il nostro è il più complicato di tutti, cioè abbiamo scelto la via più difficile per avvicinare il pubblico con l'ex libris, che è materia che richiede ancora qualche anno di lavoro per aggredire meglio il pubblico, sperando che i signori presi, se si chiamano ancora presi, un direttore di braccio, non so, si diano una mossa per darci una mano, perché o si va verso il mondo giovanile o la cultura, non solo questa, ma ieri abbiamo inaugurato a Palazzo Barnese un'importante mostra d'arte, giovani pochi, insomma, cioè, mentre qua la risorsa è solo dal mondo giovanile, per cui insomma, siamo nella direzione giusta. Tra l'altro voi avrete visto entrando che c'era anche nella sala una mostra, diciamo, leggera ma rappresentativa di un modo di fare arte di un'artista nordafricana, Jasmine Bekri, che vive a Ortona, che ha proposto il suo lavoro, che è eccezionale. Sono poche immagini dell'arte islamica decorativa che sono fantasiose, che non sono belle, per cui anche in questa direzione noi potremo fare molte piccole e grandi cose. Io so che questa è una conferenza interessantissima, non solo per il lavoro fatto, che poi è propedeutico ad altri, cioè questo tipo di intervento, fatto da un volontariato efficiente e attrezzato culturalmente, può dare alla città parecchie soddisfazioni. Anzi, io penso che dovremmo andare agli amministratori, pensavo ci fossero, per dire che questo va istituzionalizzato, cioè spesso non si può mettere mano a fare qualcosa di pubblico, perché non c'è il titolo ad aggredire, ma facendo un tipo di organizzazione del volontariato che ha la patente per poter intervenire, si possono fare come queste tante altre grandi cose. Io lascio la parola a loro, vi ringrazio e ripeto, insomma, è tutto merito loro, come spesso queste conferenze sono un sacco di pagine di chi ha studiato, di chi ha proposto come Rocco, già è un ritorno Rocco nella nostra sala, ha proposto insomma cose di grande varietà culturale, sperando che sia questo il futuro dei giovani e che si accorgano che tutto sommato l'investimento va in questa direzione e non in altro. Non abbiamo bisogno di patenti, di grandi target né di pagare grandi critici, perché io vado in giro e vedo anche presentazioni di cose, prego accomodatevi davanti, prego. Io vedo che in posti attrezzati dove si spendono tanti soldi c'è meno gente di quanto ce n'è qua stasera o di quanto ce n'è in genere nel nostro piccolo museo per il quale ci strappiamo i capelli che non abbiamo, cioè, sì, cioè, ci sta un'operazione, diciamo, di immagine, noi andiamo avanti con quattro manifesti, cioè, però con tanto che funziona attraverso internet, attraverso i canali, diciamo, di amicizie, che comincia a dare qualche risultato, ma è ancora molto poco rispetto a quello che i ragazzi, chiamiamoli ragazzi, che i giovani che stanno intervenendo meritano. Sarà anche uno spaccato interessantissimo, perché ho pregustato qualcosa su quello che è stato storicamente l'approvvigionamento idrico del nostro territorio, cosa interessantissima e sconosciuta al grande pubblico. Per cui vi ringrazio, penso che il primo intervenire sia Mario, quindi Mario si nasconde sempre, non vuole manifesto. Buonasera, mi nascondo perché conosco i miei libri, però siccome ho una faccia di bronzo che non devo,
E allora si contenta dalle cose. Arriva? Un saluto. Mai? Arriva. Arriva? Sei intrecciato. Sei intrecciato, passa da me. Anzi, intrecciato forse. Oh, allora, una doverosa premessa va fatta, ma non per mettere le mani avanti, semplicemente perché lo storico deve fare lo storico, ognuno deve fare la propria professione, però vi prego di considerarmi come uno scolaretto che ha cercato di apprendere la lezione e adesso la ripete in attesa del vostro giudizio. Mando a fare apposta, presente qua una persona che mi ha insegnato il 90% di quello che so, la professoressa, che non lo può negare. Però attenzione, attenzione alla cosa, se io poi ripeto cose inesatte, la colpa non è sua, la colpa è mia, l'ho preso male. Però non è questo il mio scopo, io mi allaccio due volte a quello che è stato appena detto. Nel primo, la questione finanziaria, di fatto più artigianale di questa immagine con le peggiorte storte e tutto, costo zero, no? E l'altra è che da vecchio polpone ho studiato questo mio inserimento su invito di Marco e di Sara, perché? Perché così gettiamo l'amo, ma purtroppo i pescioni che interessano a noi non ci sono questa sera, per far proseguire la loro attività. In che senso? Che siccome siamo lentissimi nell'ottenere le autorizzazioni, nel frattempo che si realizza un manufatto, si libera un manufatto, una costruzione, una fontana, fa tempo che la natura riprende il tutto. È successo con la Basilica di San Marco, che adesso è addirittura impraticabile, e purtroppo accadrà anche per l'eccellente lavoro svolto da noi. Tagliamo corto perché la festa è loro, non è la mia. Allora io ho studiato, e quello so fare, una serie di immagini per gettare, dicevo, l'amo agli amministratori, ma anche a loro, per incuriosirli e procurare loro del lavoro. Tagliamo corto perché se no dico una cosa e faccio un'altra. Allora, questa è una pianta ormai che, come associazione di storia patria, come cerchiamo di presentare spessissimo, perché il lato spettacolare è che a quell'epoca ci sia stato un artista capace, senza avere l'aereo, il deltaplano, di dare un'idea oltremodo credibile di quella che era Ortona a quell'epoca, e sinceramente ha reso l'idea. Noterete che il Palazzo Farnese non c'è, perché ovviamente Margherita deve ancora arrivare a Ortona, arriverà in uno stesso anno oppure l'anno dopo, però ovviamente ci sono le porte di Ortona, perché io attraverso queste immagini cerco di stimolare i giovani di ritrovare l'orgoglio di appartenenza a Ortona. Ortona non è mai stata una frazione della frazione della frazione, Ortona è sempre stata città. Tant'è vero, ho contestato vivamente quando è apparso un cartellone Ortona, città. Ortona è sempre stata città. Allora, togliendo le polemiche, era cinta di mura, ma dall'epoca immemorabile. A noi però in questo momento interessano queste quattro porte. Giacomo, che poi ovviamente era chiamato Jacopo all'epoca, Carmine, che non era Carmine, perché Carmine è un termine molto molto recente, era Beccaria, signora. Io sono intimidito dalla sua presenza. No, per me è talmente una cosa bella che rimane. Allora, Beccaria, macellai, c'erano dei macellai, che va fuori. Poi, qui Porta della Marina. L'unica osservazione da fare sulla Porta della Marina è che ve ne erano due. Una che è stata mezza demolita per far passare a Bonita, perché non ci passava per un baldacchino, e portava a fondi al mare, e questa, che è il clou del clou, è l'amo buttato a voi, state attenti perché questa è una bomba per voi, è la porta di Santa Caterina, che immetteva attraverso un viottolo, si metteva a
si arrivava alla fonte, ma nello stesso tempo si aveva l'indicazione che conduceva al porto. Quindi adesso le premesse ci sono tutte, tralasciamo diciamo il porto, i magazzini, la conceria eccetera, e l'unica cosa, visto che abbiamo la presenza di Rocco, voi giovani dovete riflettere solo alla distanza che c'era tra il castello e il promontorio del castello, ma quale paura 300 metri sono stati mangiati da lì. Puoi andare alla tasca, sì. Se non dico una cosa nel mattino. Sì, sì. Allora, questa la signora non la conosce sicuro, questo signore. E che cos'è? Questa è una citazione citabile. L'ho trovata interessante perché nella mia ignoranza pensavo che dalla porta San Jacopo ci fosse solo Ponte Grande. Invece, leggendo attentamente, scopriamo che vi era una fonte di Mascio di Carlo, è una fonte detta santa e poi la fonte grande dell'abbondanza delle acque e della grandezza della fontana. Va precisato subito che mentre delle altre fontane qualcosina, una pietra, due, tre se ne trovano, però per fonte grande, almeno parlo io per carità, non ve ne sono, non vi sono tracce. Prego signorina Sara. Allora, adesso io non conosco il latino, potessi tornare indietro nuovamente, però questa lapide è stata trovata in una zona che non si può dire, perché è un signore che non si può nominare, eccetera. Perché? Perché è stata fatta una sanatoria a posteriori, in quanto si sa che tutto ciò che è archeologico sopra o sotto la terra appartiene allo Stato. Allora, per salvare il ragazzo che aveva trovato l'appiccicato del muro della cantina, tanti anni fa, abbiamo ottenuto che la sovrintendenza desse questa lapide in custodia a questo ragazzo. Perché è interessante questa cosa? Vai Sara? Oh, eccola qua. Perché io non ho tradotto il latino, questo l'hanno tradotto altri. Allora, datata 1251, allora, sotto il re Svevo Corrado IV, e questo non avete bisogno del mio suggerimento, era il rettore Rotone, Ruggero di Crisis, il maestro Luca di Manopello fece questa fonte, a causa eccetera eccetera. Allora, le fonti, fontane eccetera, non avevano l'uso che normalissimo cui noi attribuiamo e conosciamo, e essendo rara, essendo aveva una funzione diciamo di sacralità, perché era utile per addirittura sulla fecondità delle donne, sulla fecondità della terra. Quindi questa venivano celebrate con delle lapidi, con delle cose. Io tantissimi anni fa ho portato un amico archeologo a vedere la pietra di Morregine e mi sono pentito amaramente di averlo fatto. Perché? Perché nonostante i libri scritti e cose, questo archeologo di buona fama, esaminando il terreno, è sparito all'orizzonte, è sceso giù per un tubo, è tornato, per me è un monumento per la dea delle acque. Io sono svenuto perché non ci ho creduto, però la butto così, se qualcuno può, andiamo avanti, guadagniamo tempo. Oh, andiamo alla fonte di Santa Caterina. Che succede? Che il convento delle Cistercensi era da epoca immemorabile presente in Ortona e era un convento ricchissimo, in quanto allora tutti i signorotti facoltosi che avevano la sventura di avere una primogenita donna la ficcavano dentro al collegio e per farla accettare era accompagnata da una dote incredibilmente sostanziosa. È ovvio che essendo un convento di clausura dovevano anche fare in modo che potessero recarsi alle fonti in una maniera abbastanza discreta. La leggenda ortonese che si vedevano le fatine e non erano nient'altro che le suore che giustamente essendo suore facevano il loro mestiere, salmodiavano e
con le lucette come andavano a lavare i panni, perché è ovvio che loro c'era, non chiamiamolo coprifuoco che sarebbe non molto elegante, però diciamo che chiuse le porte a imbrunire non entrava nessuno. E non ci scordiamo che abbiamo lasciato fuori le porte una aspirante santa, o già santa donna, che era Santa Barbara. Oh. Quindi la cosa abbiamo visto della sorgente era che aggancio c'è. Dai. L'aggancio c'è che, secondo qualcuno, quella lapide si riferisce a questa fonte. Io sono un povero studente, ragazzi, non conto, sta proprio per scherzare. Poi ci vedremo anche la fonte. Allora, se è quella, perché dicono che sia quella? Perché le date su per giù coincidono. Io sono un uccello. Oh, adesso, guardate che bellezza, questo è uno schema redatto dall'architetto Zangheggiano. Questo è esattamente il disegno di quella che era la fontana, e il disegno è stato fatto a posteriori dopo che la fontana è stata dissepolta, purtroppo, dico purtroppo perché ormai bisogna ricominciare da capo, era il 2001, c'erano tonnellate di terriccio sopra, quindi non si vedeva niente. Tonino Seccia, un socio dell'associazione, da solo, caparbiamente, a tratti anche stupidamente, perché se un ulteriore crollo non l'avremmo mai più ritrovato, perché non ha detto niente a nessuno, per giorni e giorni ha dissepolto, e l'architetto su quello che è stato dissepolto ha... Quindi un'idea la siete fatta della fontana di Santa Caterina, sì, così guadagniamo tempo. Sono terrorizzato perché la testa è loro, non è mia. Allora, questo è un disegno fatto da Bonanni, Vincenzo, signora. Non guardo così brutto, io non sto scherzando, è vero che non scherzo, è la verità, perché i Bonanni erano due. Allora, guardate un po', 1, 2, 3, 4 feritoie. Io allora ero giovane, non ci sono calato dentro, ho fatto delle foto. In parole povere, con qualche piccolo accorgimento potrebbero ancora essere riempite d'acqua queste caverne. E qui c'era il vero e proprio lavatoio, no? Diciamo, per le cose minute, diciamo, benvenuti. Qui invece erano molto più portate. Quindi la signora se ne va. Sopra c'era un terriccio con piastrellato. Bandi bimba. Oh, ecco. Poi presente mia figlia, se lo dice mia madre, a mia moglie sono rovinata. Perché in tarda età mi sono calato dentro la cisterna per fare queste foto. E guardate un po', le colonne, la volta, qua sotto era umido però estremamente pulito. Io quello ho fatto per voi, perché non va bene. Allora, questo è il lavatoio. Il lavatoio, io quando intendo il lavatoio, non sono un tecnico, intendo proprio la cannella dell'acqua e la vaschetta per fare il bagno. Però le suoline si sporgevano le lenzuola dentro l'acqua che era a quel livello e battevano i panni su queste pietre. Quindi non è che si lavava solo lì. Adesso voi vi dovete immaginare l'altro lato, perché la L, dove non ci sono queste, perché non ci sono delle vasche per raccolta. Da qui a qui sono 8 metri, non parliamo dell'altra ala, parliamo 8 metri, e dalla base al tetto sono 5 metri, mentre dalla base al livello piastrellato sono 3,70 metri. Quindi una costruzione imponente. Se è vero quello che mi ha suggerito l'amico, che siano quelli, la lapide e la fonte, no? Siamo davanti a una costruzione che è notevolissima. Ce l'hai il ditino? Vai. Oh, ecco. Qui, no, facciamoci una risata, sennò diventa un po' troppo pesante la cosa. Invece, guardiamo anche la risata. Allora, piccolo cimento con un grande rapimento. Cippo di pietra, 30 cm, incassato nel muro e nella terra. C'è la torre sul mare, simbolo d'Ortona, c'è la data, e via Marconi, Marco, cassa di questa.
via Marconi, angolo via Cespa, ok? Qual è la battuta? È che l'ha scoperto Paco, il mio cagnolino, che fermandosi per fare la pipì mi ha fatto individuare questo cimelio che io ho provveduto a fotografare, e quello lo so fare, scusate, quello lo so fare, non è come adesso, e che cosa? Celebra il completamento dell'acquedotto che portava l'acqua dalla fonte mirata di Caldari a Ortona. Eccolo. Questo sta talmente in vista che solo il mio cane l'ha potuto scoprire. Nessuno l'ha mai citato, nessuno l'ha mai, o meglio qualcuno magari l'ha visto ma non l'ha ritenuto importante. Qui si individua la torre, la data, eccetera. Bene. Siccome la ricerca storica dovrebbe essere come un bellissimo film giallo, andiamo a scoprire perché c'è. Chiaro, no? Eccolo perché c'è. Allora, da un libro che mi ha regalato Marco, fatto dal papà, io ho trovato questa bellissima piantina. Leggiamo Fosse Melata, Fonte Melata. Chi sta dentro? Allora, giustamente, fiondata a 8 km da Ortona, che c'entra con quella piccola lapide? C'entra tantissimo, perché a quell'epoca l'acqua arrivò a Ortona da questa fonte melata. Vogliamo far vedere? Ah, questa è fonte melata oggi, ma così sinceramente ci vuole una bella fantasia. Eccola qua. Adesso io non sono molto coraggioso, però diciamo che sono arrivato in fondo per il fondo là. Poi qualcuno mi aveva detto che ci sono centinaia di pipistrelli, anche la mia curiosità storica si è bloccata immediatamente sotto la pinna. Ecco, vedete, l'acqua c'è ancora. Del resto, la presenza di quei tubi, l'acqua c'è ancora abbondante perché gli agricoltori prelevano l'acqua. Notate che per quell'epoca è una muratura degna del nome di acquedotto e è lunghissimo il corridoio. Ho interrogato un po' i vicini e hanno detto che sono 60 metri oltre, vabbè, tutte le altre. Vai? Oh. L'acquedotto e tutto è stato fatto per portare l'acqua a Ortona, ma non come ce la immaginiamo noi, tutte le case, il rubinetto, quello era l'ultimo pensiero degli amministratori. Allora era, come si dice, d'obbligo dare al concetto di fontana, rappresentare con la fontana il proprio prestigio, la propria, come le torri, no? Con la stessa misura, che era un parente povero, si faceva una bella fontana. Allora, quindi quell'acqua portò da un fonte melata di Caldari l'acqua a questa fontana. O presso a poco, io dubito che si coincidano le cose, però diciamo che ufficialmente si vende così. Perché? Perché poi l'acqua nelle case arrivò molto più tardi, una decina d'anni più tardi. Andiamo avanti. Fonte Grande, possiamo recuperare il tempo che mi sono dilungato perché si sapeva, o Fonte a Mare. Quindi tutti sappiamo dov'è, almeno i signori di Fonte a Mare, sono di Ortona. Bene. Oh, la prima costruzione murale, 1829, però qui io credo che sia ancora antecedente, perché Fonte a Mare è antichissima, poi con rifacimenti aggiungo, tolgo qua, aggiungo un battone là, però diciamo che è completamente 1829. Va notato che nel 2001 un'associazione diede una buona ripulita, però poi in una frana la sepolta e l'ha distrutto dietro le poste, non le poste, le vecchie poste trovate. Oh, pur essendo cessata, eccetera, eccetera, bisogna mantenerla attiva perché altrimenti le acque hanno il brutto scherzo di anche andare in salita, poi riscendono e poi avvengono le slamature. Non le piace professore le slamature? Sì, dice che lei lui mi ha fatto un regalo, tutti mi avete fatto un regalo, però in
insegna. Andiamo avanti. Oh, questa qua è una fonte abbastanza recente, recentissima, diciamo intorno al 2006-2007, ed è fondamentale quello che è adesso. Bene, allora io tutto questo panegirico l'ho fatto semplicemente per dare il lancio, così si usa in termini tecnici, dare il lancio a loro. Questa è un'antichissima foto, antica foto della fontana, quindi non è per nulla la situazione che hanno trovato loro. Grazie mille, buonasera. Bene di Roma, devo dire che si va dall'assessore alla provincia di Martino, il consigliere Picci, il signor Schiazzi, che ringrazio per la loro presenza, per la loro di prima dell'amministrazione, che questo tipo di intervento andrebbe verificato sul volontariato di se loro avessero le carte in mano potrebbero continuare a lavorare, perché è un lavoro di legge, ma che l'amministrazione può autorizzare secondo certi regolamenti che dovranno fare. Quindi mettiamoci un voto. Grazie per essere venuto. Ok, buonasera. Mario prima parlava di festa, questa è più che altro un'occasione per riconnetterci con la nostra memoria storica. Infatti mi fa piacere vedere un pubblico abbastanza motivato, no, sala piena, quindi va bene. Perché prima di tutto vorrei premettere che ora qui siamo gli estranei a parlare, però la realizzazione del progetto è stata permessa anche dai nostri amici, cioè che sono Marco Giangrande, Paolo Politi, poi Mattia Potenza e Mario Cespa. Diciamo questa piccola squadra. Sì, cioè, scusate, emozione. E Mario Lino, perché noi lo chiamiamo Mario Lino, però quindi passa così, passa. E diciamo che con la nostra unione, diciamo, la nostra buona volontà, abbiamo fatto senza molestia un gran lavoro. Diciamo che ora io mi soffermo un attimino sulle premesse, perché l'iniziativa è stata un attimino partorita anche casualmente, perché io non me l'aspettavo sinceramente. Mi ricordo che il mio amico Marco quest'estate mi chiamò, perché noi ci sentiamo spesso, e mi parlò di questa fontana che io onestamente non conoscevo. Magari questo è un discorso che rientra anche nel concetto, ma avendo noi un portone, un patrimonio storico e artistico molto ampio, parte del quale però è purtroppo trascurato, non è visibile perché vuoi il tempo, vuoi l'incuria, vuoi la mancanza di attenzione, quindi non, le generazioni, queste le ultime generazioni magari non ne conoscono direttamente l'esistenza, e io di fatto non ne conoscevo l'esistenza. Allora Marco, dal momento in cui parlò, però mi interessò subito il suo discorso e provai ad informarmi per quello che potevo, perché non c'è tanto materiale storico e diciamo didattico, per cui ritrovai l'unico, anche mia zia informì una pubblicazione di uno studioso locale di De Luca, in cui compariva quella foto in bianco e nero che è passata prima, e mi resi conto che effettivamente la fontana aveva un impatto monumentale, interessante, bello, no? Quindi ringraziai Marco e da lì ci confrontammo, perché abbiamo deciso di fatto di prendere in mano anche la situazione, perché era un lavoro che comunque occupava qualche giorno. Noi inizialmente pensavamo 2 o 3 giorni, poi da lì sono trasformati in 8, 10, anche magari dopo il lavoro, noi la maggior parte lavoriamo tutti, quindi anche a fine giornata oppure nelle mattine del weekend. Poi vi ricordo che essendo quest'estate il clima era abbastanza umido, caldo, poi quella è una zona umida, c'è acqua, tutta questa vegetazione che vedete, per cui il lavoro, la premessa non era proprio delle più incoraggianti. Infatti mi piace ricordare un avvenimento, cioè io e Marco decidemmo di andare a fare il sopralluogo, e Marco comunque era sicuro del posto, della location della fontana, perché comunque si era documentato, comunque aveva un attimino preso in mano la situazione. Però di fatto quando ci recammo sul posto fu fisicamente quasi impossibile localizzarla, perché la vegetazione è molto fitta, rovi, boscaglie, ma anche alberi, quindi
Poi c'è lì c'è il peticcio che è un attimino quella secco e quindi in prossimità del fiume ci sono sempre delle colonie di canne molto alte, anche 4-5 metri senza esagerare. Per cui abbiamo deciso, no, l'unica soluzione era chiedere informazioni a quelle persone che vivono, quelle poche persone che vivono l'intorno, e c'era un signore che ci ha guidato proprio nella stradina che permetteva l'accesso, però anche in quel caso non riuscimmo a visualizzare il monumento perché, ripeto, la vegetazione aveva un attimino colonizzato tutta l'ambiente. Per cui io e Marco siamo guardati e abbiamo detto qui c'è un bel po' da fare, però la volontà c'è. Poi era anche un'occasione per divertirci in maniera diversa, e allora però ci confrontammo e decidemmo di farlo nella maniera più utile possibile, cioè dare sempre, avremmo voluto dare una parvenza scientifica sin dall'inizio per quello che c'era possibile. Mi spiego, magari io sono archeologa, Sara che è qui presente è operatrice, magari sfruttando anche un minimo di nostre conoscenze saremmo andati anche più spediti. Però poi mi ricordo abbiamo anche contattato il nostro amico Paolo Politi, che lui ha avuto varie esperienze da regista e quindi ci avrebbe messo a disposizione la sua esperienza anche per filmare in continuazione l'andamento e il proseguo dei lavori, così come anche una fotografa. Per cui abbiamo cercato sempre di portare avanti, e questo è il risultato, cioè magari offrirvi quel materiale che voi stessi potete vedere, così vi potrete rendere conto di quanto la situazione era complicata e di quanto noi l'abbiamo migliorata. Ora, onestamente, con tutto questo tempo forse le canne sono ricresciute prepotentemente, credo, perché già a fine agosto, primi di settembre, le canne impedivano la visuale, però il più è stato fatto, cioè rovi e quindi anche alberi. Vi ricordiamo tra l'altro che noi abbiamo agito senza mezzi tecnici, cioè con forbici, con macete, con qualche, non so, con massicci, cestoio, e poi in ultimo Mattia ci ha messo a disposizione il suo decespugliatore, ma il decespugliatore, come sapete, non è più tanto utile se non in ultima istanza, quindi soltanto per dare una pulita, che comunque ci è stato utile. Per cui abbiamo un attimino fatto a modo nostro, senza nessun mezzo particolare, e quello avvalora anche di più la nostra realizzazione, perché allo stato di oggi noi siamo contenti di quello, così come spero che siete tutti contenti, perché come ho detto prima è un'occasione di riconnettersi, quindi di richiamare la nostra memoria collettiva, cioè molti di voi, vedo anche persone di mezza età anziane che riescono anche a ripercorrere dei momenti che hanno passato proprio in quella circostanza, in quel posto, perché poi la mia amica Sara si soffermerà un po' più sull'aspetto storico e archeologico, e quindi vi spiegherà perché questa fontana è importante. Per cui ora per me basta così, era soltanto un'introduzione per spiegarvi un po' come ci siamo organizzati. A questo punto farei partire anche il filmato, perché è quello che rende un po' più idea dell'evoluzione del percorso. 8 giorni di lavoro sotto un caldo allucinante, hanno partecipato a questa iniziativa il sottoscritto, mi chiamo Marco. Io sono Rocco. Sara. Paolo. Mario. Mattia. Sabato 14 luglio abbiamo organizzato una squadra per ripulire la fontana delle fontane storiche di Ortona, la fontana del Peticcio, che si trova nella contrada omonima.
che quando avremo finito il lavoro potremo ammirare meglio, costituita da un frontone, un timpano e quindi da 4-5 uscite per l'acqua. Va ripristinata questa strada che è invasa dai rovi, essendo caduta in disuso da anni, purtroppo, e poi va creato un varco, quantomeno per dare visibilità al monumento. È venuta questa idea perché questa, diciamo, è una fontana dimenticata, sia per la posizione che è un po' impervia, sia perché è stato d'abbandono da anni. Immaginatevi che qua era, doveva essere un punto fondamentale, perché per una, essendoci una fontana così monumentale, doveva essere un punto non solo di passaggio e di sosta, ma proprio di interscambio, di magari di prodotti tra la gente locale, cittadini di Ortona e quelli che potevano essere i pastori, perché qua passava anche una strada, un tratturo che porta all'entrata nord-occidentale di Ortona. Questa è la strada comunale che porta alla fontana. Nostra intenzione è pulire tutto e mettere anche una segnaletica abbastanza semplice per indicare la posizione della fontana. La vegetazione che ricopriva la facciata è stata liberata. Otto giorni di lavoro e abbiamo riportato alla luce la fontana del Peticcio. Riportare alla luce non è un'esagerazione, perché veramente era sommersa di canne, rovi, alberi e altra boscaglia varia. Questa qua dove ci troviamo è la stradina comunale che porta la fontana. Adesso la ripercorriamo tutta e facciamo vedere il lavoro che abbiamo fatto. Adesso è tutto pulito, però ai lati c'erano almeno 5 metri di canne per ogni lato. Ringrazio a nome di tutti gli altri anche che non stanno qui, cioè che stanno tutti, però stanno qui personalmente. E a questo punto noi siamo andati per tappe, abbiamo prima fatto un'introduzione storica, quindi poi ho parlato anche di come è nata l'iniziativa. A questo punto penso che è anche molto importante soffermarci brevemente
sulle caratteristiche tecniche della fontana, essendo un monumento e detenendo un valore storico, anche artistico, molto elevato. A questo punto ci pensa Sara a parlarcene. Allora, buonasera a tutti innanzitutto, e volevo presentarvi la fontana, parlarvi insomma di quelle che sono le sue parti, anche se in realtà sono le parti stesse della fontana, gli elementi, a parlarci, a raccontarci qualcosa. Innanzitutto questa è una mappa del un po' del posto, per farvi capire un po' meglio dove si trova, dove è situata. Infatti la fontana del Peticcio prende appunto nome dalla omonima contrada dove si trova, la contrada del Peticcio, e è posta proprio a ridosso del fiume, quindi proprio antistante, e si può visualizzare da quella strada che, come posso dire, la strada che passa per il depuratore, in pratica, la scorciatoia. Vabbè, siete tutti ortonati, quindi sicuramente la conoscete. Questa è l'immagine della fontana che è apparsa ai nostri occhi dopo averla cercata in lungo e largo tra la vegetazione e il canneto. È un'immagine suggestiva, molto suggestiva, anche un po' insomma decadente, ma insomma che ci ha affascinato così tanto da alimentare in tutti noi il desiderio di darle respiro in qualche modo. Questo è un po' insomma il concetto di farla, di riportarla letteralmente alla luce nella sua integrità, in tutte le sue parti, che ci dicono molto delle funzioni che la fontana ha avuto nel corso del tempo e della sua, insomma, della sua storia. Si tratta di una fontana di notevoli dimensioni, dal carattere abbastanza simmetrico. Alla base è costituita da grandi blocchi di pietra squadrati, mentre è costituita da laterizio per la restante parte della struttura. Partiamo dal basso, dalla parte esterna. Vedete, a destra e a sinistra ci sono quelle due grosse vasche che fungevano da lavatoi, come mi faceva notare una signora che ci ha voluto rendere partecipi dei suoi ricordi di bambina. Qui fino a 40-50 anni fa le donne scendevano per lavare i panni, e la curiosità è data dal fatto che la signora si ricorda ancora come a destra, nella vasca di destra, si insaponava, a sinistra si sciacquava. Poi nella parte poco più interna ci sono quegli archetti che articolano la facciata, insomma le conferiscono un ritmo un po' più veloce, e questi archetti fungevano da abbeveratoi per gli animali. Infatti qui potevano confluire i pastori che percorrevano le strade prossime alla fontana, e appunto potevano far abbeverare insomma il gregge, i loro animali. E nella parte più centrale, dove vedete quei tre tubi, da lì sgorga l'acqua. Sicuramente un tempo era molto più abbondante, come ci hanno detto i proprietari dei terrieri confinanti, fino a 30 anni fa l'acqua insomma era molto più abbondante. E da qui appunto ci si riforniva, quindi si rifornivano sia gli abitanti del luogo, ma anche insomma tutte le persone che scendevano dalla città di Ortona giù nella vallata per raccogliere tutta l'acqua necessaria, insomma i bisogni familiari. Poco più in alto vedete quel varco, quell'apertura, e dentro si scorge un serbatoio, una vera e propria vasca di raccolta dell'acqua che appunto giunge qui dalla sorgente. Sugli archetti poggiano quelle lesene pinnate che scandiscono la facciata, dividono la facciata in tre parti, in tre campate. Nella parte centrale, quella più in alto, più alta, si vede quella lastra. È una lastra in pietra arenaria che presenta un'iscrizione. Anche se molto rovinata, si riescono a cogliere ancora alcuni dati. Ci ricorda che la fontana fu restaurata nel 1823. Sopra delle sedie sorreggono una trabeazione con timpano. All'interno troviamo un nuovo stemma, sempre in pietra arenaria. La pietra arenaria è un materiale abbastanza deperibile col tempo e quindi è soggetto ad agenti atmosferici. Infatti, come si vedono, entrambi gli elementi, sia lo stemma che l'iscrizione, sono abbastanza rovinati, però è altamente probabile comunque si trattasse dello stemma della città di Ortona.
diversi. Nella parte sopra al timpano, nella parte più alta della fontana, vedete, corre una lunga trabeazione sormontata da un timpano curvilineo. Ai lati invece l'opera si conclude con delle volute di raccordo. Sono proprio queste parti più esterne ad aver subito, insomma, i maggiori danni dovuti al passare del tempo, anche per la posizione esterna. È evidente il distacco dei mattoni dovuto alla perdita del legante che li tiene uniti, e con conseguenze per la compattezza stessa della struttura. Quindi abbiamo detto che si tratta di una fontana monumentale. Per questo suo carattere, anche per la complessità del gioco delle vasche, dobbiamo immaginare, cioè tutti questi caratteri inducono a pensare che questo fosse un luogo molto frequentato nel passato. E come posso dire, sappiamo in realtà che questo è un luogo molto frequentato perché era caratterizzato in passato dalla presenza degli antichi trattori, come ad esempio quello che, risalendo il fosso del Peticcio, conduceva all'entrata nord-occidentale della città, cioè come la prima Mario ha fatto vedere la mappa di quelle che erano le porte, conduceva alla Porta del Carmine, quindi tra via Monte Maiella e via Tripoli più o meno. Inoltre la fontana era posta a ridosso di una grande e importante strada che era la via Armentizia, che dall'altipiano dell'Aquila conduce e scende verso la Puglia. Si chiama via Armentizia perché si portavano gli armenti passavano gli armenti, cioè le pecore, i greggi, insomma di capra, ecco, questa è la motivazione. Quindi questo era un luogo di sosta, ma anche un punto di interscambio di prodotti tra i pastori e la popolazione locale, come ci ricorda anche lo storico De Luca. Poi abbiamo detto che l'iscrizione ci ricorda che la fontana fu restaurata nel 1823. Abbiamo traccia anche in una delibera decurionale, che appunto sono conservate qui in biblioteca, in cui si dice che questo restauro era reso necessario perché questo luogo era un... costituisce un contatto grande per i cittadini. Si ha un'altra delibera di una decina di anni più dopo, quindi 1836, in cui si dice che il restauro, cioè bisogna spendere questi soldi perché per la cattiva qualità della scarsissima acqua, che poteva essere, insomma, pregiudicare la salute pubblica. Quindi è evidente che questo luogo aveva un'importanza fondamentale, aveva una funzione molto importante per la città di Ortona. La fonte però storica più antica risale al 1576, quando un altro storico locale, il Giovan Battista D'Electis, parlando delle cose belle e necessarie presenti nella città di Ortona, ci parla di questa fonte Poticcia e la definisce bellissima ed abbondantissima. A questo punto è evidente il motivo per cui, quali sono, insomma, i motivi per cui si è costruita questa fontana così grande in questo posto che adesso sembra così lontano, insomma, dalla frequentazione abituale, proprio perché da qui si passava per entrare nella città, da qui passarono anche le truppe francesi che nel 1799 assalirono la città di Ortona, e quindi doveva essere, essendo così monumentale, era sicuramente un vanto, era di prestigio per la città stessa. Poi abbiamo detto che la fontana contribuiva all'approvvigionamento idrico. Il fatto che fosse posta qui aveva un carattere strategico, nel senso che l'acqua che arrivava qui dalla sorgente poteva essere raccolta, in qualche modo quindi non andava dispersa, l'acqua non seguiva magari un altro corso, insomma, e veniva raccolta da qualcun altro, insomma. Poi non dobbiamo dimenticare che questa zona, come si vede anche oggi, è una zona abbastanza fertile, quindi in passato era molto coltivata, quindi anche i contadini che lavoravano queste terre, prima di ritornare nelle loro case, passavano qui per lavarsi, per ripulirsi, o magari anche solo per scambiare quattro chiacchiere, insomma. Dopo l'unità d'Italia, però, quindi tra 800 e 900, vengono costruite le strade costiere, vengono sì costruiti quelli che sono i tracciati, le strade costiere, quelle che noi utilizziamo ancora oggi per muoverci.
Questi luoghi, quindi, le strade, dei antichi trattori, vengono, come posso dire, frequentati sempre meno, si abbandonano e quindi ci si dimentica purtroppo di questi luoghi. Quindi abbiamo detto quali erano, insomma, quali sono state nel corso del tempo le funzioni che la fontana ha avuto e qual è stata la sua storia. In realtà però ne conosciamo solo una parte della storia della fontana, della sua identità. Perché? Perché non conosciamo la data di costruzione della fontana. Speriamo, insomma, che il fatto che se ne parli nuovamente sia da stimolo per nuove ricerche e che insomma, prima o poi salteranno fuori, insomma, queste informazioni. L'abbiamo trovato la fontana in discrete condizioni, come si può vedere, però sarebbero necessari alcuni interventi, come innanzitutto riportare alla luce tutto il lastricato che è di fronte, perché è ancora sommerso da uno spesso stato di fango perché non siamo riusciti sinceramente a togliere, insomma, con i nostri mezzi e con la nostra forza delle braccia. Poi bisognerebbe, insomma, sarebbe bisogno di ripulire le superfici e anche magari con lavori di stuccatura e il rientrico delle parti lesionate, perché altrimenti c'è questo fenomeno, insomma, dell'erosione che continua, insomma, a portarsi via pezzi, soprattutto nella parte esterna. Il nostro desiderio è che, insomma, tutto il lavoro svolto non sia reso vano da futuri anni di incuria, comunque dal disinteresse, ma che si possano programmare invece delle pulizie regolari in modo da mantenere libero l'accesso e aperta, insomma, la visuale, perché noi non c'era proprio un muro di canne, quindi non si riusciva proprio a vedere in qualche modo. Essendo questo poi un luogo che si può sicuramente affermare un luogo storico-artistico di Ortona, che fa parte integrante del patrimonio, potrebbe essere dotato di una segnaletica in modo che chiunque voglia possa visitarla e conoscerla. Altrimenti si rischia nuovamente di dimenticarsi della fontana e di perdere la sua storia, che poi, come abbiamo visto, è la nostra storia. Una piccola riflessione volevo fare. Dopo che appena è uscita la notizia, insomma, della pulizia, insomma, di questa iniziativa, sono state tante le persone che ci hanno e mi hanno contattato, anche quando, insomma, camminavo per la città, c'era chi rendermi partecipe a me e alle altre persone dei suoi ricordi oppure delle altre idee che avevano avuto, quindi, insomma, c'è interesse su questo luogo. La cosa importante da dire è che mi hanno contattato anche delle associazioni o delle persone che si occupano di turismo per chiedermi se ero disposta ad accompagnare sul posto, a far visitare, insomma, il luogo e la fontana ai turisti. Se l'anno prossimo la fontana sarà accessibile, io sono disposta fin da ora, comunque con passione e con voglia, ad accompagnare chiunque, insomma, volesse, per raccontare quello che ho cercato di dire a voi stasera. Ma la cosa importante è che questo interesse, tutto questo interesse che c'è, dimostra che in un'ottica di recupero delle risorse costiere di pista ciclabile, progetto della pista ciclabile o della costruzione, insomma, delle istituzioni del Parco della Costa o di altri progetti, questo luogo può essere una risorsa in più, una risorsa da valorizzare e di cui poter fruire. Negli ultimi giorni mi sono accorta, facendo delle ricerche così semplicissime, che questo progetto era stato anche al centro della città dei bambini, un progetto che era stato realizzato una decina di anni fa, ci sono diverse maestre, quindi se lo ricordano sicuramente meglio di me, e appunto c'era uno degli obiettivi, era il recupero della fonte, appunto, del Peticcio. Qui venivano portate diverse scolaresche, bambini delle elementari, e sono stati fatti dei sopralluoghi anche con persone, insomma, con figure professionali, un botanico, un geologo, un restauratore, e quindi io spero che si possa continuare su questa strada, però per fare questo c'è bisogno che, insomma, la fontana rimanga accessibile.
infatti è dimostrazione del fatto che questa non è stata un'iniziativa fine a se stessa, soltanto per elogiare, diciamo, i nostri meriti che lasciano il tempo che trovano. Vuole essere anche una provocazione per magari l'amministrazione, che noi abbiamo di fatto anche interpellato immediatamente dopo la realizzazione del progetto, che purtroppo non ci ha corrisposto né positivamente né negativamente, non abbiamo avuto modo, per cui speriamo di, è anche questa l'occasione, appunto, come ha detto Sara, per riunirci tutti quanti, alla presenza anche di rappresentanti comunali, per affinché tutti siano a conoscenza, vengano a conoscenza di questa situazione. Magari noi siamo ottimisti, quindi. E a proposito, a me farebbe piacere magari che qualcuno anche del pubblico dia qualche testimonianza. Io per esempio so che qualcuno ha già provato questo tentativo, diciamo, di ripulire la fontana, però non c'è riuscito. No, qualcuno di, se colui a cui mi riferisco vuole intervenire, magari anche per farci la risata, mi fa piacere, e poi magari dare anche un assist per coloro che l'hanno vissuta personalmente la fontana. Poi, diciamo, la conferenza è conclusa, ora qualche intervento magari se lo volete fare. Posso? Sì. Posso? Non sul recupero della fontana, ma semplicemente se può essere utile un modesto contributo sull'esistenza di questa fonte. Sì. Forse qualcuno che ha la mia età saprà che questa fontana viene anche detta la fonte di Annibale. La fonte romana. La fonte di Annibale. Io mi sono posto il problema che Annibale fosse l'antico proprietario della sorgente della fonte, o se fosse invece qualcosa di più importante. E facendo una ricerca sono venuto in possesso di questo libro di Gianni Granzotto, Annibale, dove in una parte, se avrà bontà di ascoltarmi un minuto, parla di Annibale. Vuole il microfono? Grazie. Annibale intuì che più si avvicinava a Roma e più avrebbe incontrato resistenza. Annibale stava scendendo lungo il fiume. Si diede a saccheggiare le ville e le cascine romane che sorgevano nella campagna per fare bottino, ma anche un po' per vendetta. Arrivò fino a Narni, qui trovò il ponte su una mira già distrutto e tagliato anche quello sul Tevere a breve distanza. Allora si spostò verso la direzione di Levante, attraverso il territorio dei Marsi e dei Benigni, poi dei Marruccini e dei Frentani, fino ad arrivare sull'Adriatico, dove inizia la costa garganica. La vista del mare riempì tutti di letizia. Annibale guardava l'azzurra distesa splendente sotto il sole dell'estate e vi ritrovava i colori del suo mare spagnolo, tanto lontano da quei luoghi. Pensava a Cartagine, di cui tutto ignorava, così come Cartagine tutto ignorava di lui. È molto probabile che la diversione sull'Adriatico fosse legata a qualche appuntamento con navi cartaginesi. Annibale non aveva avuto più contatti con la sua patria dal momento in cui era passato di là dal Rodano quasi un anno. Doveva aver cercato un collegamento in quel presunto tentativo di scendere gli Appennini dalla parte del Tirreno dopo la battaglia della Trebbia, ma il viaggio o non fu compiuto o dovette essere interrotto sul nascere per gli ostacoli dell'inverno. Adesso da quella riva aveva la possibilità di rompere il silenzio. Si può ritenere che Annibale, il quale stette fermo diversi giorni sulle sponde adriatiche, probabilmente ad Ortona o comunque in quei pressi, abbia atteso l'approdo di qualche nave punica attirata da segnali convenuti nell'oscurità della notte per affidarle il messaggio delle sue vittorie insieme all'appello per gli aiuti di cui aveva bisogno. La flotta romana stava attenta a pattugliare le coste tirreniche, ma sull'Adriatico la vigilanza era meno stretta. Nella sosta trovarono sul riposo gli uomini e i cavalli. Il clima era mite, l'abbondanza di raccolti e del bestiame colmò tutte le necessità di un'armata bisognosa di rifornirsi. Fu fatta con successo anche una leva di soldati tra le tribù locali nel vicino territorio sannitico, dove la tradizione antiromana aveva anche radici. Poi, lasciato Ortona, Annibale va poi verso camera da battaglia, eccetera, tutto un discorso. Per cui l'aggancio
perché fonte di Annibale potrebbe essere che Annibale ha sostato in quei luoghi. Assolutamente. La ringrazio per la considerazione a noi. Grazie della attenzione. Poi magari approfondendo si può andare avanti. Sì, sì, ma infatti noi conoscevamo insomma questa che può essere più o meno una leggenda, ma secondo insomma quello che abbiamo le notizie, comunque abbiamo detto che il dato più antico è del 1576, però appunto siccome si trova in un posto dove appunto che era segnato dalla presenza... Il dato più antico della Costituzione. No, diciamo la fonte storica dell'esistenza di questa Costituzione. Sì, sì, però sicuramente insomma... Però la sorgente della Costituzione. No, perché insomma... Anche la costruzione della fontana insomma si può far risalire a molto tempo. Diciamo, fonte di anni libera, sì. E la monumentalizzazione è una cosa, magari l'esistenza stessa di un luogo. Grazie per averci letto insomma questo spazio. Io non posso che ringraziarvi di questo bel pomeriggio che ci avete fatto passare nel farci vedere questi luoghi. È stato piacevole anche un po' il giallo finale e quindi con questa possibilità che addirittura sia di Annibale. Voglio dire un paio di cose, siamo qua diversi amministratori, consiglieri comunali, quindi possiamo riportare in consiglio questa vostra iniziativa, possiamo vedere se nel deleghe del bilancio si riesce a fare qualcosa per questa fonte, che ha due grosse criticità. Ve lo dico, poi vi dico perché. La criticità più importante è quel fiumiciattolo secco che passa a pochi metri davanti, che di fatto impedisce un agevole accesso. Però d'estate quello l'avete trovato secco, però impedisce l'accesso perché è abbastanza profondo e quindi il mezzo comunale per esempio non ci entra a pulire, cioè non riesce a passare, ecco, proprio la dottoressa ha plasticamente inquadrato quello che sto dicendo, altrimenti sarebbe abbastanza semplice pulire le canne, perché con un mezzo adatto basterebbero veramente poche ore di lavoro. Si dovrebbe costruire un ponticello qui che c'era, perché conosco bene questi luoghi, perché qualche anno fa ho passato anche io 8 giorni a pulire questa fontana con 2 persone alle quali sono molto legato, e sicuramente Mario e gli altri si ricordano di Seccia, Renato Seccia, il quale ha recuperato anche fonte di Santa Catarina. Con me quegli 8 giorni ci fu anche un ragazzo che purtroppo adesso qui io spero che un pensiero di un augurio parte da tutti quanti noi, giace su un letto completamente paralizzato. Fu un ragazzo che stette con me 8 giorni a lavorare lì, si chiama Davide Santoro, il figlio di Gabriele Santoro, e fu strano per me, perché un giovane di 18-19 anni che passa il tempo a pulire una settimana le canne con 2 o 3 pazzi che con i macini, come avete fatto voi, volevano assolutamente riportare alla luce questa cosa, mi sembrò molto strano. Questo ragazzo, anzi forse potremmo fare tutti quanti qualcosa, soprattutto noi giovani, per lui, perché almeno mostrò un interesse completamente così spassionato proprio per questa fontana. Perciò grazie e soprattutto grazie per un fatto, state riunendo la vostra generazione a una generazione adesso che è anche la mia, che di queste cose aveva memoria, aveva anche sensibilità, ma che però non riusciva a congiungersi. Il vostro intervento, il fatto che riuscite a portare anche una sera di sabato e di festa tutte queste persone a sensibilizzarle su questo argomento, non fa che ben sperare per la nostra cultura. Complimenti a voi e a tutti quanti quelli che hanno lavorato per la nostra cultura. Sarò brevissimo e ringrazio, anzi devo ringraziare Nardi che mi ha chiamato e che stavo in ospedale facendo una reperibilità, ma ti viene che sta per iniziare, che sapevo che era alle 6:30 invece. Però vi devo ringraziare perché mi avete dato, insomma, ho imparato molte cose da voi. E devo dire che quest'estate, parlando con alcuni abitanti della zona, mi avevano parlato di questa fontana, mi dicevano pure, dice, se era possibile recuperare qualche accesso, qualche stradina, e
che collegava Ortona in quella zona, anche per sia per una passeggiata, diciamo, ecologica, roba varia, ma io adesso vedo più che una passeggiata, che può essere un punto, anche perché è un monumento storico per Ortona, tra... e accetto, diciamo, il vostro invito, io farò presente insieme all'avvocato e alla collega consigliere comunale di far presente l'amministrazione di cui facciamo parte per trovare dei fondi per restaurare quello che la dottoressa diceva, qualche soldo che ci serve per finirlo a sistemare. Intanto grazie a quello che voi avete fatto, perché è stato facendo molto per la città di Ortona, e grazie anche a Rex Ripis che organizza questa manifestazione. Grazie. Allora, di saluto a Carlo, ma è giusto che sia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, spero che stia bene. Posso soltanto un'ultima cosa, perché volevo sottolineare il fatto, perché non so se insomma eravate arrivati tutti quando insomma è stato detto, io e Rocco siamo soltanto i portavoci di un gruppo che, come si vede dalle foto, ha preso parte all'iniziativa, e volevo ringraziare uno a uno, ma non sono io insomma che devo ringraziare loro, però lo faccio perché sono qui io adesso stasera, che sono Paolo Politi per il supporto video, e anche per la sua infaticabilità, Mattia Potenza, che questa iniziativa è veramente ha lavorato in maniera instancabile. Che quando l'abbiamo vista ci sono illuminati gli occhi. Comunque, cioè, si è fatto carico di uno dei lavori più brutti, cioè di ripulire tutto il tappeto di rovi che era alto, si vede alle foto, che era praticamente arrivava quasi, insomma, era altissimo, e l'ha ripulito tutto lui. E poi Mario Seccia, che non vedo però c'è, eccolo, piccolo all'anagrafe, ma che con il suo 1,90 ci ha dato una mano notevole, e Marco Giangrande per la logistica e l'organizzazione soprattutto. Grazie a tutti per essere venuti qui stasera e per insomma aver ascoltato questa storia. Grazie. Allora, tanto hanno detto i colleghi più di me, meglio di me. Io voglio soltanto ringraziare ancora una volta questo gruppo di lavoro che ha dato una lezione di civiltà anche a noi più grandicelli, perché i ragazzi, come sempre, con le loro risorse, la loro voglia di lavorare per il territorio e di farlo, diciamo, con le migliori delle intenzioni, danno sempre dei grandi segnali e delle grandi lezioni a noi che siamo qui in teoria, in pratica anche, per fare proprio gli interessi del territorio. Quindi intanto io volevo ringraziare, mi ha anticipato la ragazza, veramente tutto il gruppo, che avete lavorato in una maniera egregia, e vi ringrazio per avermi permesso, insomma, di conoscere e di sapere l'esistenza di questa fontana. Io ammetto di non conoscerla, non ne conoscevo l'esistenza, quindi ho ascoltato con moltissima attenzione questa bella lezione che ci avete offerto, e forse da qui, forse un pochino, mi faccio un piccolo esame di coscienza, forse noi amministratori dovremmo, contraccambiando il vostro impegno e la vostra volontà, quest'estate aiutarvi a pulire quella strada. Allora, grazie per l'ascolto. Qua c'è stata un'operazione non tanto di recupero di un monumento, ma di recupero della storia della città, che a quanto pare è molto interessante, cioè anche il contributo di Valentinetti che va nella direzione giusta, cioè vogliamo capire di più chi siamo, dove veniamo. Mi sono posto una domanda di come mai la fonte non abbia più acqua, come siano state disseccate. C'è anche una ragione, la calcolazione evidentemente è avvenuta altrove, quindi c'è stato questo problema. E ci si pongono altri obiettivi, cioè
quando si parla della fonte di Santa Caterina sembra quasi che sia un momento molto più arduo di questo, qua non è una questione di canna, è una questione di USP. Però, visto che abbiamo cominciato questo discorso, poniamolo all'amministrazione in modo corretto, cioè pensiamoci da adesso, vediamo quanti saranno i tempi per recuperare anche quella situazione che... A essere sincero, un signore con i baffi, perché il nome nelle facce ci aveva già pensato, poi le cose sono andate diversamente, un signore non faccio nome, perché quando si fece, si riattivò la stradina che scendeva giù, perché ricordiamoci una cosa, la fonte si trova su, se non scusa, sentite, allora la fonte si trova su un terreno privato, quindi l'accesso alla curva 1, dopo quella di Cilenti, bisogna chiedere il permesso. Mentre con il lavoro che questo signore Don Baffi stava facendo, poi interrotto con per sua volontà, si cercava di creare il collegamento per quello che era la cosa naturale, il percorso naturale delle famose suoline, capito? Però si può sempre allacciare perché... Non capisco, perché si è interrotto? Torniamo al problema, siamo in tanti adesso. Io sono un aspirante storico, molto male aspirante, però la verità spesso si dimentica, non va bene, perché io sapevo del suo episodio, ma non vi dico quante volte è caduto in mezzo all'acqua là, perché non è dignitoso per un consigliere comunale. Sapevo di questo tentativo, però giustamente che cosa poteva sembrare? Poteva sembrare sminuire l'enorme lavoro fatto da loro, quindi chi ha fatto prima ha fatto prima, però qua fanno i fatti, è diventata una bellezza unica, perché l'unica foto che si aveva era quella mostrata all'inizio, che sinceramente faceva più grande. Ringraziamo ancora, l'ultima preghiera, approfitto dell'occasione, siamo in tanti. Da 8 anni aspettiamo un piccolo condizionatore nell'altra area del museo, vengono le scuole, i ragazzini d'estate pagato, proprio il caldo ce la lasciamo, è freddo, è terribile. In inverno, se fosse possibile, che qui faccia le porte di questa usato. Io al ufficio tecnico non c'ho per dignità. Il mio tecnico mi ha promesso, vediamo il mese prossimo, l'altro occasione, lo vuole fare, altrimenti stiamo affetto con dignità, che è la cosa più grande di questo mondo. Vi ringrazio, la serata è stata molto interessante, e per noi l'altra serata e a questa scommessa che riprenderemo la fonte di Santa Caterina. Vi invito a guardare un po' la mostra di Giardini.